Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale, e bentornati su Gente di un certo livello. Oggi vi porto Alcibiade, colui che fu allievo di Pericle, l'uomo conosciuto per aver perfezionato quella cosuccia chiamata democrazia. Ebbe l'occasione di confrontarsi con Socrate e Euclide di Megara, ma sempre Euclide era. Isocrate, Platone, Fedone, Antistene e centinaia di altri grandi pensatori che vengono ricordati tutt'oggi. Ma fidatevi, l'allievo superò di gran lunga il maestro. Alcibiade infatti vanta il primato di essere stato il più grande cretino dell'epoca classica. Ateniese nato nel 450 avanti Cristo, in un periodo e con una posizione sociale tali da permettergli di avere accesso a tutto il mondo della conoscenza. Durante la crescita si guadagnò la reputazione di essere uno degli uomini più belli della storia. E voglio dire, se gli storici della tua epoca ci tengono a farla notare come qualità, vuol dire che c'era ben poco altro. Alcibiade però teneva questa sua dote e si divertiva a lasciarsi andare nei bordelli di Atena come neanche a Picella alle feste di Berlusconi. Ragazze e ragazzi si gettavano tra le sue gambe come orsi attratti dal miele, e poteva vantare anche nomi illustri nella sua lista di conquiste. Uno a caso? Socrate. Un achievement che anche i più grandi conservatori anti-gay devono ammettere piuttosto impressionante. Socrate infatti, prima di tracannare Cicuta, lasciò anche un paio di scritti su quanto sexy Alcibiade fosse, additandolo appunto come l'uomo più bello della storia. Per rafforzare il suo status, Alcibiade se ne andava in giro vestito come un miliardario eccentrico. Quando girava per strada sembrava uno dei cavalieri dello zodiaco, tanto oro e diamanti aveva addosso. E non solo il suo vestiario era eccentrico, come vi ho detto prima era tipo il Costantino dell'epoca classica, ma era anche un gran idiota. Comportamenti da cavallo pazzo si possono trovare ovunque nel corso della sua vita, come quella volta che senza motivo diede un pugno ai Ponico, un ricazzo dell'Atene bene. Poi andò a scusarsi e l'altro babbo gli diede pure in sposa la figlia. Sì, se la giocavano in quanto a demenza. La donna gli diede due figli e gli fu fedele per il resto della vita, mentre lui giocava a chiapparello con tutta la città. Un altro episodio ancora fu quando nel 416, durante i giochi olimpici, partecipò alla corsa dei carri, con ben 7 carri. Non gli piaceva perdere né nei giochi né in campo politico-militare. E nel 415, quando giunse ad Atene, ambasciatori della città siciliana di Segesta, per chiedere aiuti nella guerra che li vedeva contrapposti a Selinunte, Alcibiade tutto gasato vide l'occasione per attaccare subito, e già che c'era, per conquistare tutta la Sicilia. Mannicia, altro militare politico ateniese molto in voga a quei tempi, pensava esattamente l'opposto, ovvero che la guerra sarebbe stata troppo dispendiosa per Atene, troppi morti, troppi problemi, troppi soldi e pochi vantaggi. I due così, Nicia e Alcibiade si scontrarono in quello che era il parlamento dell'epoca. Alcibiade, tutto figo, parlava di mire espansionistiche, potere, gloria e sembrava avere una certa influenza sull'assemblea. Così Nicia disse: "Ah sì? E volete sapere cosa ci servirebbe per conquistare la Sicilia? Altre 80 navi, oltre alle nostre 60, 5.000 opliti e circa 1.300 fanti, frombolieri e arcieri, oltre a un paio di Terminator." La risposta dell'assemblea: "Figo, facciamolo!" Non proprio il risultato che sperava di ottenere. Alcibiade aveva appena vinto la battaglia politica e si doveva festeggiare, anche perché era stato eletto comandante della nuova e potenziata flotta di Atene. Era così carico che la sera prima di partire in nave andò a spaccarsi in centro Atene. Bordelli, alcol, droga e tra una cosa e l'altra, mi pare pure normale che finisci la serata evirando tutte le statue di dei in città. La mattina dopo il governo ateniese non la prese molto bene e misero subito un ordine d'arresto. Peccato che Alcibiade era già salpato. Ma non c'è problema, sapevano dove andava. Così gli fecero trovare al porto di Catania una nave pronta per riportarlo a casa per essere processato. Appena attraccato lo braccarono e lo avrebbero riportato a casa anche a costo di usare la violenza. Ma Alcibiade mise in atto un'ignorantata che neanche nei peggiori cinepanettoni. Sì sì, andate andate, vi seguo con la mia. E quei tizi dovevano essere veramente fessi, perché ci credettero. Alcibiade fuggì a Turi, una città greca in Calabria, e lì non perse tempo a contattare i peggiori nemici di Atene, gli Spartani. Disse che li avrebbe aiutati a sconfiggere i suoi ex amici che l'avevano cacciato per una sciocchezza che conosceva
conosceva tutte le loro tattiche e che era bellissimo. E così fece, aiutò gli Spartani perché conosceva alla perfezione i piani degli Ateniesi. Una delle vittorie più importanti fu quella ottenuta dopo aver conquistato la città fortificata di Decleia. Fu infatti la mossa che fece pendere l'ago della bilancia verso Sparta durante la guerra del Peloponneso. Il re di Sparta era talmente felice che fece addirittura Alcibiade generale, almeno finché non scoprì che sua figlia, ancora senza marito, era stata messa incinta dall'uomo più bello del mondo. Ops. Il re sbroccò completamente, ma per la seconda volta Alcibiade aveva avuto la buona intuizione di fuggire, prima di vedere le sue palle e probabilmente anche la sua testa tagliate. E dove andò? Ma nell'unico posto che non aveva ancora visitato, la Persia. Visse lì per un po' e riuscì a farsi addirittura amico il sultano e altre personalità importanti. E poi cominciò a dare contro agli Spartani. Cercò di convincere il sultano a non finanziare Sparta nella guerra contro Atene e di lasciarli combattere per i fatti loro, mentre dall'altra parte prometteva ad Atene aiuti militari e navi persiane se lo avessero fatto tornare a casa. Gli Ateniesi, non certo delle cime, lo riaccolsero a braccia aperte. Poi delle 150 navi che promise ne portò una ventina e tutte sfasciate, ma sempre meglio che niente, no? Tornò a casa nel 407 a.C., un paio d'anni a cazzeggiare, e poi prese parte alla disastrosa sconfitta di Egospotami, che contribuì certamente alla sconfitta finale contro Sparta, togliendo ad Atene i suoi migliori comandanti dell'epoca, ma non l'uomo più bello del mondo. E allora via, che si scappa di nuovo in Persia! Il suo scopo però era nobile stavolta, combattere l'egemonia spartana in Grecia, facendosi amico il nuovo sultano. Ma a questo punto ne avevano tutti un po' piene le palle di lui. In più, gli Spartani misero un po' di zizzania, convincendo il nuovo sultano Artaserse che Alcibiade prima o poi si sarebbe bombato anche sua figlia. E per non rischiare di compromettere il buon nome della famiglia reale di Persia, il sovrano mandò alcuni dei suoi migliori guerrieri ad attaccare Alcibiade. Gli misero a ferro e fuoco la villetta mentre questo stava cercando di farsi il bagno. Ma come sempre ad Alcibiade non fregò niente. Prese la sua spada, non quella di carne, e corse fuori, nudo, deciso a infilzare tutti quelli che incontrava. Ma l'unica cosa che incontrò fu una scarica di frecce che trafisse il suo magnifico corpo e in allegato il suo ben poco grandioso cervello. Finì così la vita di Alcibiade, che a detta di tutti fu un buon combattente, un decente politico e anche un comandante che portò le sue truppe a parecchie vittorie. Sì, magari citando perché conosceva già i piani degli avversari. E onestamente l'unico rimpianto che possiamo trovare nella sua vita è che passò gran parte di essa senza mutande, facendosi guidare dal membro piuttosto che dall'altro organo spugnoso dentro la scatola cranica.